Sulle Dolomiti Trentine con Miki Biasion per provare il nuovo Polaris Razor RZR 800, da lui stesso firmato a realizzare la Limited Edition, versione off-road Hermes Bassi di Baser Cross, assieme al campione del mondo rally. Dopo anni di successi ridati conseguiti con ogni mezzo, Miki si cimenta con un piccolo mezzo straordinariamente agile, scattante e performante e lo conduce come solo lui sa fare. San Martino di Castrozza, Trentino. Piste innevate e percorsi go-kart sono stati la perfetta location per ospitare la presentazione ufficiale del nuovo Polaris Razor RZR 800, firmato Miki Biasion and Baser Cross. Per il side by side americano, che monta motore bicilindrico a benzina di 760 cc, iniezione elettronica, trazione 4WD inseribile, cambio automatico PVT, sospensioni a quattro ruote indipendenti e impianto frenante a dischi, è in arrivo una Limited Edition dedicata a tutti gli appassionati del mondo rally. Grazie alla collaborazione tra Hermes Bassi e Miki Biasion è stato infatti progettato e realizzato un nuovo Razor RZR 800 con assetto sportivo, centralina modificata, cerchi in lega leggera e distanziali da 3 cm su ogni ruota, fanali supplementari americani con roll bar e volante racing in alluminio. A completare l'allestimento del 4x4 di casa Polaris, disponibile sia con gomme stradali che da off-road, sono stati inseriti scarico racing, pedaliera in alluminio, pomello cambio racing, cinture sportive a 4 punti e protezioni anteriori e posteriori. La Miki Biasion Limited Edition, grintosa per il suo design moderno e il roll bar a gabbia, ha sedili personalizzati e grafica a richiamare i colori della Martini Racing, la squadra corse di Casa Lancia con cui il pilota di Bassano de Grappa ha conquistato tra le tante vittorie i 2 titoli ridati del Mondiale Rally. Dopo averne testato motore e assetto a Reggio Emilia, dove il Razor ha dimostrato grinta e performance tra guadi e sterrati, le nevi delle Dolomiti hanno fatto da cornice ideale alla nostra prova di questa nuova versione sportiva, protagonista assoluta anche sui percorsi go-kart. Alla guida del Razor, grinta e divertimento non mancano, commenta Biasion, soprattutto con la trazione posteriore e con l'assetto rigido che ne rivela subito la verve più corsaiola. Ultimo nato in casa Polaris, azienda americana leader mondiale nella produzione di quad, moto d'acqua e motoslitte, l'RZR ha un'ottima accelerazione e un motore grintoso con i suoi 60 cavalli. Il comfort davvero invidiabile, grazie al sedile avvolgente e alle cinture sportive a 4 punti. E se lo dice un campione del mondo, c'è da fidarsi. Grazie alla coppia motrice del bicilindrico e all'angolo di attacco da trial, l'RZR 800 si è arrampicato davvero ovunque, rivelando grinta e natura off-road nel fuoristrada più impegnativo e su piste e strade innevate. E per i più sportivi, Hermes Bassi ha pensato ad una versione Safari Rally, con berricello anteriore, ruota di scorta, baule, taniche per carburante, bull bar e roll bar posteriore e tettuccio rigido a completare la grafica Miki Biasion. Un progetto importante, nato grazie alla collaborazione e all'esperienza off-road di un personaggio di fama mondiale come Biasion, commenta Bassi. La Limited Edition è dedicata ai più sportivi e agli appassionati di rally. Siamo a San Martino di Castrozza, nelle Dolomiti Trentine, con Miki Biasion per testare questo nuovo mezzo della Polaris, un Razor RZR 800. Miki, dopo aver guidato diversi mezzi durante la tua carriera, come mai hai deciso di scegliere questo mezzo Polaris? Sono sempre stato appassionato di quad e
Le mie origini motoristiche sono col motocross, quindi avevo il manubrio in mano, poi sono passato alle automobili, poi ho trovato il quad, che era una via di mezzo tra le moto e le automobili, e ho cominciato a usare il quad, però secondo me ci vuole anche qualcosa di più divertente del quad, qualcosa che si avvicini un po' di più al fuoristrada, all'automobilismo, alla guida, ai rally, e ho scoperto questo reso della Polaris, che è un mezzo, è una via di mezzo tra il quad, una macchina da rally competitiva, e quindi ho trovato un mezzo affascinante, un mezzo divertentissimo. Ti abbiamo visto guidare questo mezzo sulle stradine innevate, sulla pista da go-kart, con molta disinvoltura. Quale consiglio daresti a chi si accinge per la prima volta a guidare questo mezzo? Beh, come con tutti i mezzi motorizzati, bisogna sempre rispettare sia le regole che essere coscienti delle proprie capacità di guida. Questo è un mezzo che ti dà delle variabili incredibili, puoi fare qualsiasi tipo di esibizione, però consiglio a tutti di usarlo, di capirlo, di imparare a guidarlo con una certa prudenza, anche se ha roll bar, cinture, è estremamente sicuro, però è sempre un mezzo che ha delle prestazioni notevoli, di conseguenza rispettarlo, rispettare l'ambiente, rispettare anche gli altri utenti della strada, perché è un mezzo che puoi usare anche sulle strade tutti i giorni. E poi magari sfogarsi un po' di più sulle strade di montagna o su dei posti idonei per fare del fuoristrada.